Gino l'ha fatto a scuola sia Bös come tutti gli altri. Sì, sì, lo sempre, sempre. Ieri sì. Sì. Ma ho visto in foto che la racconti a scout. Quella che ricordo è che una sera siamo andati a mia madre, era un incontro di scout, sì? In via Don Olivero. Ah. Sumo su te era Napate, la Ziocca che c'era lì. Dove si formò la squadriglia di Falchi. Ecco, lì. Mi l'aveva fatto sul do lì, di te verso il dente del gigante. Lui mi ha fatto un tocca salita per non rischio, perché ero un po' arrocciatore, eh. Pigi faceva foto, faceva... Sì, Pigi in Lulele era gambissima. Anche filmati? Anche filmati, ecco. No, no, Pigi era un artista, che sì. Per me l'è stata una scuola di vita, aver fatto le scout. La luna che risplende c'era il compianto amico Silvio Marengo ed era già scout a Torino, ah. Nel Torino Terzo. Fummo tra i primi in Italia, sì. A fare un campo internazionale. Ecco. Una quarantina, eravamo un pullman. Noi incominciammo in quel periodo lì a percepire che cosa significava essere europei. Lo scoutismo è stato tra i primi ad avere l'intuizione della cosiddetta educazione permanente, giusto. Di cui si parla molto, sì. Oggi. Lo scoutismo, come dire, era un insegnamento di vita. Ti formavi anche come ragazzo, dovevi aggiustarti perché dovevi fare il pane e farti da mangiare. Non è che non c'era la cuoca dietro, allora si portava la farina, addirittura si accendeva il fuoco, si faceva fare il pane. Squadriglia Volpe e Scoiattoli, anno 1960. Un'esperienza molto bella che mi ha aiutato anche a formarmi come persona. Eh già. Allora tutti con i pantaloni corti, andavo giù in motorino a Cuneo, sempre i Tommasini. Tommasini. Più avanti si era creato il gruppo Boves. Sì. Gli scout 60, in Bisalta. A luglio del 60, poi avevo portato su un certo numero di scout con una tenda per fare assistenza a quelli che andavano su. Alla domenica facevo le uscite con gli scout, andavo una volta su... ai Crusette, un'altra volta andavo su a Votusk, un'altra volta andavo tutte le domeniche andavo da quei porti, per me è bello. Sì, sì. No, era una bella squadra, la pazienza ti trasmettia tutto con un alfabeto Morse. Era una bella scuola di vita. Fine anni 50, inizio 60, proprio Pigi erano di quelli, siamo entrati negli scout, i corsi di arrampicata li abbiamo fatti con Don Azzalin a Saretto, che noi eravamo circa 500 perché c'erano scout da tutta Europa. Alla Croce, il giorno in cui c'è stato quel tragico incidente, ci eravamo riparati nell'unica tenda che c'era, sì. Che era quella degli scout, lo ricordo finché campo. Squadriglia Falchi di Boves. Sì. Giorgio Biarese, sì. Giuseppe Biarese, Piero Giraudo, Sergio Marengo, Giovanni Pellegrino, Pierluigi Riba. Da lì siamo andati avanti facendo quel che potevamo, sì. Perché non avevamo molto il favore della parrocchia. Sì. Io ho imparato tanto da Silvio, ho imparato perché era proprio come un fratello maggiore. Ecco. Ti manca Silvio? Oh sì, certo, certo. Pongo una domanda a tutti. Cosa fanno questi nostri fratelli scout, il cui esempio ricordo non invecchia? Risposta corale. Hanno lasciato il mondo migliore. Si sta celebrando un po' la storia dello scoutismo qui a Boves, e visto che mio papà è stato uno dei primi che ha vissuto questa esperienza qui con tanti di voi, la domanda è
che cosa questa esperienza significa anche per me, in quanto anch'io sono scout, e anche se ci sono delle similitudini con diciamo, il mondo della Mongolia. Se quello che nello scoutismo è veramente il recupero della dimensione del contatto con il creato, e quindi del leggere la mano di Dio che ha fatto tutto quello che vediamo, e attraverso questo libro aperto della natura avvicinarci a lui, allora la Mongolia avrebbe molto da dire a chi è legato all'esperienza scout. Questo senso di semplicità, di fraternità, di collaborazione, di imparare cose nuove, di una vita anche un po' spartana, così, sono valori che si vivono nello scoutismo come nella vita missionaria, quindi penso che ci sia un profondo legame. Un'esperienza fondamentale di formazione per imparare soprattutto a vivere la montagna, anche con fatica, con impegno e con sacrificio. Si trattava di camminare, di lavorare, di vivere, di abitare la montagna, di realizzare questo video per ricordare insieme ad altri, per mettere insieme dei ricordi, delle impressioni, delle idee, per valorizzare quello che insieme abbiamo fatto. Scout a Boves. Per non dimenticare.